legge. Cos'è l'ICAD e di che cosa si occupa questa associazione? Allora, l'ICAD è l'Associazione Italiana Cani Allerta Diabete. Ci occupiamo della preparazione dei cani nell'allerta appunto a degli innalzamenti o abbassamenti di glicemia nel paziente diabetico di tipo 1 di solito, fondamentalmente. Siamo focalizzati soprattutto sul diabete sui giovani, ok? Quindi dai bambini all'età anche fino all'adolescenza, però non è detto che non si possa addestrare il cane anche per una persona matura oppure anziana. Semplicemente ci focalizziamo su questa fascia perché è la fascia in cui il genitore apprezza di più un aiuto da questo punto di vista, perché riesce tra virgolette a voltare le spalle un secondo anche solo, sapendo che il cane comunque sia sarà sempre a guardia del diabete del suo bambino o bambina che sia. Il cane percepisce nel calo di glicemia un odore particolare e quindi lo va a segnalare. I cani sono addestrati a fare uno screening sempre totale e completo durante il giorno, varie volte al giorno, in modo da potersi accorgere appunto se il suo amico ha bisogno di lui in quel momento. Siamo un'associazione a promozione sociale che si occupa appunto della preparazione e poi dell'assegnazione all'utente finale del cane che viene preparato. Ci sono delle razze canine più predisposte o lo possono fare tutti, anche i meticci magari? Allora, non ci sono delle razze predisposte, nel senso che ovviamente come per tanti altri lavori il Labrador è uno dei cani che si presta, ma assolutamente il meticcio può andare benissimo. Ci sono delle caratteristiche da valutare, ossia la predisposizione del cane a voler collaborare, la capacità olfattiva di ogni cane, il temperamento, il pacchetto emozionale del cane. Ci sono tante cose da valutare, ma non di sicuro la razza. Ovviamente il cane che delle razze vengono escluse, ma semplicemente perché una razza molto protettiva nei confronti del piccolo paziente, nel caso in cui ci fosse bisogno di approcciare la persona diventa più difficile farlo, per cui alcune razze si escludono, ma semplicemente perché ci vorrebbe tantissimo lavoro anche in quel senso, dal momento che già tutta la preparazione per l'olfatto, quindi per l'imprinting olfattivo e per la generalizzazione e per il buon cittadino, il buon cane, è lunga, dover andare a lavorare anche su altre situazioni poi diventa veramente un percorso molto lungo. Ci sono delle caratteristiche di razza ovviamente che aiutano e quindi andiamo a sfruttare, però più che altro cerchiamo di prendere cani di cui sappiamo la provenienza, nel senso che un cane traumatizzato io non so mai come mi andrà a reagire in alcune situazioni, quindi preferiamo questo. Poi c'è una valutazione del cane e in base a quella si inizia l'addestramento. Un applauso a questa associazione che fa un lavoro veramente encomiabile. Perfetto, un grande applauso. Viene gratificato il cane con un premio, il posto positivo, come viene definito, e il dottor Mazzo Pena, da questa, a nome del gruppo Cimofilò, consegna questo piccolo pensiero. Thank you.
conduttore sta dando l'ordine di fermo, di seduto, sta per arrestare la persona in totale sicurezza, perché nel momento in cui dà l'ordine di attacco al cane, il cane parte automaticamente, come vedete. Vi garantisco che sono cani addestrati e non muoiono, però che non vengono abbattuti diversamente. Ecco qua che sta cercando di montare la presa. Guardate come batte i denti. Sono comunque... Ok, grazie, un applauso e un attimo solo. Grazie.
Gli altri componenti del gruppo di scoppio purtroppo sono
Chi è stata a trionfare sul podio della 57esima internazionale canina? Barbone, grande mole, nero, una femmina, la mia, e Samarcanda Divine Choice, a casa lei è diva e basta. Quanto tempo ci vuole per dedicare appunto amore al proprio cane? Allora, io mi dedico moltissimo a lei, soprattutto per mantenerla in pelo, per farle mangiare quello che è giusto per mantenerla in forma, cerco di curare il carattere, cerco di socializzarla con i cani, con le persone e poi cerco di tenerla sempre allenata sui ring. Qual è l'indole di questi cani? No, sono dei cani fantastici, sembrano delle persone veramente, io li definisco l'anello di congiunzione tra il cane e l'essere umano, il barbone gigante, non che gli altri cani non lo siano, ma loro sono veramente speciali, poi lei è la mia e lo è ancora di più. Come ha scoperto questa razza? Allora, in realtà io faccio la toelettatrice per professione, quindi qualsiasi toelettatore, è il sogno di qualsiasi toelettatore quello di lavorare su un barbone gigante, quindi era il mio sogno, l'ho realizzato grazie alla mia allevatrice, all'allevatrice che me l'ha dato, Lorena Merati, che è una grandissima, e grazie a lei veramente si è aperto un altro mondo. Da dove venite? Io sono di Biceglie, provincia di Bari. Quando si parla dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente si parla di lui, l'animale da compagnia per eccellenza, ovvero il cane. Con il gruppo Cinofino Dauno siamo abituati a vedere non solo in mostra le più belle razze italiane e internazionali, ma soprattutto anche dimostrazioni con gli amici a quattro zampe. Beh, abbiamo avuto intanto consuntivo di questa manifestazione positivissimo, espositori felici, contenti, riuscita benissimo la trasmissione, l'esposizione. Abbiamo avuto una nutrita cordata di esponenti delle unità cinofile, dei carabinieri, della polizia penitenziaria, cani da ricerca dell'associazione K9 Abruzzo, cani allarme diabete, allerta diabete. Abbiamo avuto veramente una serie di dimostrazioni interessanti, circa 800 cani con 150 razze presenti. Un best in show andato fino in fondo bene, abbiamo cercato di dare un servizio agli espositori garantendo tutti i comfort possibili, dal parcheggio, moquette sui ring, diciamo che un'esposizione veramente curata nei particolari che ha dato i suoi risultati. Considerando che l'abbiamo fatta di sabato e avere tutto questo nutrito numero di sabato è un grande successo, se fosse stata fatta di domenica avremmo veramente avuto numeri molto più alti. Devo dire che sono soddisfatto io e a nome del gruppo Cinofilo, del direttivo, dell'intero staff, insomma, quindi giuria anche molto molto importante, molto seria, non posso lamentarmi. Sicuramente questi cani sono fortunati perché comunque hanno le cure amorevoli dei propri padroni, ma il gruppo Cinofilo con questa manifestazione si è occupata anche dei cani meno fortunati. Sì, abbiamo avuto questa sinergia con Eurospin, con il quale abbiamo, con questa catena di negozi, abbiamo creato una collaborazione di scambi pubblicitari, quindi loro ci pubblicizzano il nostro evento, noi pubblicizziamo la loro catena nell'ambito del nostro evento e hanno donato 2 anni fa 100 euro però in alimenti e li abbiamo dati ad una famiglia bisognosa, quest'anno 100 euro, un buono di 100 euro per cani meno fortunati e quindi abbiamo individuato una persona che si occupa di cani che vengono greyhound, che vengono utilizzati per le corse nei loro paesi di origine dove poi vengono stramaltrattati o sfruttati, vengono uccisi addirittura e quindi questa associazione li recupera, li dà in adozione e si basano sulle forze loro, per cui abbiamo cercato di aiutare anche questa associazione e questi cani meno fortunati. Quali saranno i prossimi appuntamenti con il gruppo Cinofilo? I prossimi appuntamenti abbiamo in programma una regionale, la prossima internazionale l'11 novembre 2019, abbiamo una serie di programmi da fare nel sociale, riprenderemo col carcere di Foggia, ci sono veramente tanti tantissimi programmi e fin quando avremo questa passione che ci spinge e che alimenta il nostro motore, perché lo facciamo col cuore senza nessun tipo di ritorno, di interesse, fin quando questa passione ci accompagna il motore andrà sempre a 100 e riusciremo chiaramente a fare belle cose, insomma.